Che cosa hanno in comune la fotografia di interni e la fotografia d'architettura? Oggi vi mostro alcuni piccoli step da tenere sempre in considerazione quando realizziamo fotografie di edifici, quindi in esterna. Stiamo parlando di foto di architettura, non stiamo parlando di foto di interni, di cui ho già realizzato diversi video, anche se molte delle cose che diremo oggi combaciano. Le regole molto spesso sono le stesse. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, come avrete potuto notare oggi non sono nella mia location abituale perché mi trovo nel mio secondo ufficio, che è la mia autovettura. Oggi stiamo andando a fotografare un edificio, si tratta di un'azienda, quindi si tratta di fotografia corporate, sono le macchine che passano fuori dalla strada, il palazzo è proprio qui, adesso tra poco ve lo faccio vedere, ma prima vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi a questo canale attivando anche la campanella per attivare le notifiche, mettete anche un like a questo video così mi aiutate con l'algoritmo e in fin dei conti mi ringrazierete perché sono sicuro che chi guarderà questo video fino alla fine avrà sicuramente imparato qualcosa per quanto riguarda la composizione e la gestione delle luci nelle sue fotografie di esterni ma anche di interni, perché come detto le regole sono molto ma molto simili. Ora io vi faccio vedere con che cosa andremo a scattare, perché qui abbiamo la bellissima Canon EOS R con il 14-35 mm, una lente di cui ho già parlato, ho già fatto una recensione in cui non ne parlo solo bene, quindi ve la linko in descrizione perché potrebbe essere interessante per molti di voi che volessero andare a dotarsi di un grandangolo di casa Canon per mirrorless full frame. Ora, questa è una lente di cui io sono soddisfatto, quindi la sto tenendo, la sto usando, non ne sono scontento. Diciamo che, come dico nella recensione, ci sono delle pecche che non ti aspetti su una lente di questo tipo. Cliccate il video se volete sapere quali sono le pecche. Per quanto riguarda Canon EOS R, anche su questa ho già fatto una recensione, vi linko anche quella. Mi sto trovando bene con questa combinazione, per cui vado a utilizzarla oggi per fotografia di esterni e fotografia di architettura. C'è un bel cielo azzurro che fra poco vi mostro, mi sto portando dietro anche un filtro polarizzatore circolare perché potrebbe essermi utile per togliere un po' di riflessi dalle facciate dell'edificio che ha delle finestre molto ampie, quindi filtro polarizzatore circolare può servirmi per questo e per rendere il cielo più azzurro, quindi andremo a vedere anche questo aspetto. Utilizzando quel tipo di filtro io posso andare a gestire alcune cose della mia scena in maniera molto più naturale che non facendolo in post-produzione, perché è vetro, quindi è in camera quello che sto facendo. Ovviamente è baked in, è fritto dentro, cioè una volta che l'ho fatto poi non posso dire tolgo il polarizzatore, bisogna esserne consapevoli, però spesso e volentieri si ottengono degli effetti che poi aiutano la resa finale della nostra fotografia, sia in interni sia in esterni. Adesso scendiamo dalla macchina senza farci investire e andiamo a vedere. Io attivo la riduzione del rumore perché c'è un po' di baccano, ci sono un po' di macchine. L'edificio che andremo a fotografare è questo qui. Quindi vedete che c'è un bel cielo azzurro. Io mi sto già scottando perché io ho una pelle che mi scotto subito. Quindi andremo a fotografare quell'edificio e andremo a utilizzare forse, perché dobbiamo vedere, a utilizzare forse il polarizzatore circolare per andare a rendere il cielo più azzurro, per togliere i riflessi dalle finestre. Cominciamo col dire una cosa, il palazzo in sé è molto carino, come potete vedere è dorato e si staglia contro il cielo e secondo me con una mise di questo tipo il filtro polarizzatore non serve assolutamente a niente, perché il cielo è già azzurrissimo in quanto l'edificio è molto chiaro e quindi tiriamo indietro l'esposizione, perché appunto l'edificio riflettendo molta luce ci costringerà a far entrare meno luce, quindi il cielo sarà già molto scuro, quindi secondo me niente polarizzatore. La prima cosa che bisogna valutare quando si fotografa un edificio ovviamente è il lato su cui fotografarlo e, come potete vedere, lì ci sono dei lavori. Per cui in realtà qui la scelta è molto semplice perché noi siamo tagliati fuori, di lì non possiamo andare, quindi possiamo fare la foto solo da qui o da questa strada. Per cui le nostre scelte sono ridotte al minimo, andiamo a vedere come possiamo sfruttare al meglio quello che abbiamo. Uno scatto da fare sicuramente può essere questo, perché qui, come potete vedere, riusciamo a prendere l'edificio nella sua interezza, quindi andiamo quantomeno da qui fino a qui. È vero che abbiamo degli elementi di disturbo, è vero che abbiamo quest'altro palazzo che non serve a niente, però questo possiamo rimuoverlo in post-produzione, possiamo rifilare la nostra immagine quadrata, quindi ce la caviamo in ogni caso ad isolare il nostro edificio. Abbiamo qualcosa davanti che però potrebbe diventare parte integrante del nostro frame e non essere quindi solo un elemento di disturbo. Ovviamente, come potete vedere, abbiamo le linee che imbarcano parecchio verso l'alto, ma questo è normale perché il nostro punto di osservazione è a livello del terreno. Per fare una foto nativamente con le linee dritte dovremmo posizionarci a questa altezza, all'altezza del piano ammezzato, e questo ovviamente non è possibile perché scattiamo da livello del terreno, non abbiamo la possibilità di andare fin lassù per fare la nostra foto e quindi correggeremo queste linee in post-produzione. Sto per dirvi una cosa bruttissima.
Abbiamo parlato della distorsione, abbiamo parlato della prospettiva che non è corretta. Adesso vi faccio vedere una cosa, però dovete promettermi che non direte a nessuno che l'informazione viene da me. Come sapete, io amo il formato orizzontale, mentre mi fa abbastanza schifo il formato verticale, ma per motivi di cui abbiamo già parlato sul canale, andateveli a recuperare nel caso. A me non piace il formato verticale perché è troppo orientato alle piattaforme mobile. Io credo che una foto debba essere orientata all'immagine di per sé, non alla piattaforma di destinazione, soprattutto se è una cosa frivola come il mobile. Posso capire che il cinema abbia un suo orientamento e ci sono degli studi dietro. Sul mobile gli studi sono fatti non per appagare l'occhio, ma per venderci delle cose tramite questo device insopportabile. Per cui non dite a nessuno che l'informazione ve l'ho data io. Però, ciò non di meno, osservate che cosa succede se io oriento il mio fotogramma in verticale. Come potete vedere, la distorsione è minore. Ovviamente stiamo prendendo una porzione di pavimento che non ce ne frega niente e questo si va a mangiare gran parte del fotogramma e abbiamo anche troppo cielo. Però le linee vengono naturalmente un pochino più dritte, soprattutto se noi andiamo a fare questo lavoro, quindi andiamo a inquadrare più pavimento piuttosto che parte superiore dell'edificio, perché in questo modo andiamo un po' a pareggiare la prospettiva sbagliata da cui stiamo scattando e quindi lo scatto viene già praticamente giusto senza bisogno di post-produzione. Ovviamente non è questo il metodo che useremo, non è così che lavoro io, quindi questa qui è solamente una cosa che faccio per farvi vedere che è possibile scattare in questo modo per evitare un po' di post-produzione. Andremo poi a rifilare la quadrata e il nostro scatto potrebbe essere già pronto così, e questo potrebbe essere uno scatto quadrato di architettura di tutto rispetto. Ora, una cosa che prima non ho menzionato colpevolmente, me ne scuso, come potete vedere più ci avviciniamo all'edificio e più la prospettiva gioca a nostro sfavore, perché le linee verticali diventano sempre più storte, per cui nel momento in cui abbiamo a che fare con un edificio di qualsiasi tipo, la cosa migliore che possiamo fare è cercare di scattare da più lontano possibile e cercare di zoomare avanti. Questo non sempre è possibile perché, come in questo caso, per esempio, noi non possiamo andare più indietro di quel parapetto perché ci sarebbero degli oggetti indesiderati che si frappongono tra noi, il nostro soggetto, come per esempio i pali della luce o i cartelli stradali, per cui certe volte possiamo azzardarci ad avvicinarci al nostro soggetto e fare una foto look-up di questo tipo. Ovviamente non è uno scatto architettonico dei più esaltanti, è una cosa molto semplice che si può fare anche a livello amatoriale. Diciamo che in certi casi, come in questo per esempio, può servire a mettere in evidenza dei tratti distintivi del palazzo. Giochi architettonici divertenti come questo si possono offrire al nostro sguardo. Queste sono tutte cose che possiamo usare per andare ad arricchire il nostro shooting, quindi se ci vengono delle idee per usare degli elementi come cornice, per incorniciare qualcos'altro, ben venga, lo facciamo. Ora, questo è uno dei punti di vista privilegiati da cui scatteremo le nostre fotografie. Come potete vedere ci sono dei bellissimi riflessi che dall'edificio arrivano sulla strada. I riflessi sono belli, ma il sole che picchia in quel modo no, per cui sicuramente dobbiamo aspettare che il sole cali un pochino. Ovviamente anche in questo caso siamo più indietro che possiamo e vedete che ci sono ancora delle linee cadenti, quindi dovremo raddrizzare le linee in post-produzione. Ora, per quanto riguarda il cielo, vi dicevo prima che avrei detto qualcosa sulla pianificazione. Quando dobbiamo scattare una fotografia come questa, le condizioni atmosferiche sono assolutamente essenziali perché sono una cosa su cui difficilmente possiamo intervenire in post. Il cielo azzurro può andare bene nella stragrande maggioranza dei casi, ovviamente è meglio evitare le ore più assolate del giorno perché avremo dei contrasti molto duri. Il momento migliore rimane sempre la golden hour o la blue hour se l'edificio si presta perché ha dei giochi di luce particolari. Anche in questo caso vedete che l'edificio 2 si presta abbastanza bene, abbiamo la strada di fronte, abbiamo un cancello subito dietro, per cui le possibilità di muoverci per comporre il nostro scatto sono veramente poche. Non possiamo andare nessuno giù perché siamo a livello della strada e non possiamo arrampicarci chissà dove, quindi dobbiamo scattare per forza dal livello del terreno e dovremo andare a correggere le linee cadenti in post-produzione. È una giornata molto ventosa, quindi io spero che mi sentiate bene. Purtroppo non ho portato il gatto morto perché non prevedevo un vento come questo. Anche in questo caso vedete che se andiamo a scattare in verticale la punta dell'edificio si allunga e riusciamo a fare il nostro frame in maniera più agevole, quindi dovremo fare meno post-produzione dopo. Ovviamente in questo caso andremo a tagliare qui e andremo a tagliare magari gli elementi indesiderati in modo da avere solamente il corpo principale dell'edificio che occupa tutto il frame. Vi dicevo che le condizioni atmosferiche sono importanti. Effettivamente oggi è una bellissima giornata, c'è vento, questo non ci crea grossi problemi perché la fotocamera non si sposta certo per un po' di vento. Come potete vedere ho i capelli completamente arruffati perché tira veramente tanto, spero che non disturbi la registrazione dell'audio.
La giornata è bella, il sole picchia contro, il momento migliore per scattare la fotografia non è adesso, ma è sicuramente durante il tramonto, perché adesso, come potete vedere, i contrasti sono nettamente troppo forti e questo va a incidere in maniera negativa sul risultato finale. Ovviamente lo scatto finale è una foto HDR, quindi è stato fatto un bracketing a tre stop per fare l'HDR. Questo ha provocato un po' di problemi nelle nuvole, perché le nuvole si spostano mentre io faccio il bracketing, però a parte questo ha dato degli ottimi risultati sul resto della strada, che invece era ferma. È stata fatta un po' di post-produzione, fra l'altro c'è un video completo sulla post-produzione dedicata proprio a quell'immagine, ve lo linko in descrizione, andatevelo a recuperare perché è molto carino, così andate a vedere come si edita una foto realizzata in questo modo, e con questi due video avete un quadro abbastanza completo di come è possibile scattare delle buone foto di architettura seguendo grosso modo gli stessi principi di cui abbiamo già parlato per la fotografia di interni. Bene amici, sessione ultimata. A questo punto possiamo tornarcene in studio e andare a fare la post-produzione sulle nostre immagini. Ovviamente avremo scattato in bracketing per non perderci i dettagli. Ovviamente stiamo iper attenti ad avere i dettagli sia nelle alte luci che nelle ombre. Sono le stesse identiche regole della fotografia di interni. Quindi manteniamo le linee verticali dritte, le linee orizzontali fa niente. Se riusciamo a tenere tutto dritto, meglio ancora. Però le linee verticali storte è assolutamente l'errore da non fare. Ovviamente lo dovremo fare in post, però cerchiamo di avere margine sui lati del nostro edificio in maniera tale da poterlo correggere dopo. Cerchiamo di avere cura dell'esposizione, quindi l'esposizione deve essere assolutamente perfetta, altrimenti in post ci ritroveremo delle aree con una perdita di dettaglio e questo non è una cosa che desideriamo. Cerchiamo ovviamente di evitare elementi di disturbo, quindi il cestino della spazzatura messo proprio lì davanti o lo togliamo spostandoci, andando in un punto dove lo tagliamo fuori, o lo rimuoviamo in post, o a mali estremi possiamo anche spostarlo per fare la foto e poi rimetterlo al suo posto, non vi dico che non si faccia. Per quanto riguarda gli scatti finali, non sono stati realizzati tutti durante questa sessione perché, come vi dicevo, bisogna pianificare, però il tempo non è sempre nostro alleato e quindi capitano delle volte in cui il tempo atmosferico non si degna di regalarci una luce corretta o un cielo corretto e quindi magari è necessario tornare più volte per realizzare gli scatti fino a quando si trova la combinazione giusta di cielo terso ma magari con un po' di nuvole piuttosto che un bel tramonto piuttosto che una nuvoletta, qualsiasi cosa che possa rendere ancora più giustizia al nostro edificio, che possa renderlo più accattivante per il cliente finale, perché comunque noi lavoriamo magari per un cliente finale che vuole una foto che trasmetta un determinato mood e quindi dobbiamo magari tornare più volte senza starci tutta la vita, però insomma con un po' di testa, nel senso che se c'è nuvolo, se c'è bufera magari no, però se è una bella giornata facciamo una capatina e se il tempo promette bene possiamo pensare di accamparci lì col nostro treppiede e andare a realizzare i nostri scatti che poi consegniamo in via definitiva al cliente. E a questo proposito vi lascio con un video dove vi spiego come si fa a miscelare correttamente le immagini in HDR. Non perdete questo video, altrimenti rischiate di tornare a casa con i vostri scatti e non sapere come usarli.